amici, da DJ Mister Quindi, canale YouTube, cercatemi lì DJ Mister Quindi per rivedere tutte le mie videoprove di questi prodotti tecnologici. Oggi vado a testare nuovamente un altro prodotto di questa casa www.dicesound.com che mi aveva stupito in un primo prodotto testato, un po' particolare, rivolto a, diciamo, per la sua costruzione ad un tipo particolare di utenza. Oggi mi aveva stupito, come detto, per la pulizia e la qualità del suono delle casse dello speaker. Oggi testo un altro prodotto sempre della stessa casa. Andiamo a vedere la confezione. All'interno troviamo la manualistica anche in italiano, lo speaker. All'interno della confezione un cavetto micro mini USB, non micro, mini USB, USB per ricaricare lo speaker. Una presa pin jack da 3,5 per collegarlo via filo a un prodotto esterno. Ripeto, anche qui filo piatto anti-aggrovigliamento, che sostanzialmente è buona cosa. Mettiamo da parte la confezione e prendiamo il prodotto. Lo speaker è davvero bello, una linea pulita. Questa parte nera completamente gommata, i due piedini sotto per dare stabilità quando lo teniamo su un piano, la parte frontale, questa griglia in metallo lavorata, davvero esteticamente è davvero bello, devo dirlo, è molto particolare. Poi a me, io sono particolarmente DJ Mister, quindi particolarmente attento proprio ai prodotti tecnologici che poi abbiano anche un punto di forza nell'estetica. È dotato di due casse da 3 watt. Io ora non l'ho smontato per capire, però voglio dire, il suono esce sui laterali, si riesce a vedere anche la cassa, e sul frontale. Ora, o qui c'è un subwoofer passivo, perché poi vi farò sentire come suona questo speaker. Sulla parte superiore, tasti touch per alzare, abbassare il volume, rispondere. Può essere utilizzato come un estensore di viva voce per le vostre chiamate. I due tastini per avanzare e oppure andare indietro nella vostra playlist all'interno del vostro MP3 oppure del vostro smartphone. Sulla parte posteriore, tastino on off, AUX per collegare via filo con il cavo in dotazione a un prodotto esterno, e la presa mini USB per ricaricarlo. Allora, lo andiamo ad accendere. Accendere, lo accendiamo, eccolo qui. Power on. Una piacevole sorpresa, avevo testato un prodotto del genere qualche tempo fa di un'altra casa, che un Bluetooth che mi parlava, e questo è un altro prodotto che oltre che darci la modalità di lampeggiare rosso arancio per dire che è modalità ricezione per essere collegato a un prodotto esterno, ha il supporto vocale. Adesso io andrò come sempre a collegarlo al mio smartphone. Utilizzo, ripeto, una fonte radio web che trasmette a 128k e ritengo che sia un buon termine di paragone per la qualità del suono. Allora io vado a inserirlo, vediamo. Okay. È collegato. Adesso vi vado a far sentire come suona. Vado a inserire, io non taglio nulla delle mie recensioni, proprio per permettere di capire i tempi e le modalità.
abbasso un po' il volume. E lo andiamo ad alzare. Al massimo. Allora, non so se riuscite a percepire tramite la videocamera il suono, devo dirlo, non è eccessivamente alto come invece in precedenza in un altro prodotto sempre della stessa casa provato, ma la qualità è stupefacente, una limpidezza, una presenza di bassi che effettivamente io ho un Bose Sound Mini e devo dire che il rapporto al prezzo, siamo, anche se il volume, ripeto, è più basso, ma la qualità assolutamente eccellente, ha una risposta, una limpidezza, veramente mi aveva già stupito con l'altro prodotto. Ora sentite, scarico, lo sto utilizzando da qualche giorno, veramente un suono, non lo so, non so spiegare, pulito, presenza di bassi, una limpidezza che non mi aspettavo, prodotti così veramente è la prima volta che riesco ad ascoltare una limpidezza e una presenza di bassi a livello del Bose, non in volume, ripeto, non fraintendetemi, però è chiaro che qui il prezzo è 5 volte meno, ma la qualità, io parlo proprio di una qualità sonora da questo dispositivo che veramente mi ha fatto rimanere stupito. A chi lo consiglio? Lo consiglio a questo punto, io lo consiglio a chi vuole un prodotto al di sopra degli altri per qualità, per risposta sonora. Qui c'è poco da dire, io ne ho provati diversi su questa fascia di prezzo, c'è qualcuno che comunque si distingueva comunque per potenza e qualità del suono, ma qui veramente non trovo parole per spiegare la qualità riprodotta, la limpidezza, la timbrica della musica, veramente fedele e pulita al 100%. Diciamo che i video aiutano molto a capire, ci danno un'idea della grandezza dei materiali, anche di come suona, però effettivamente proprio sentire la limpidezza, la qualità del suono di questo prodotto, io credo che sia solo quello di acquistarlo e rendersene conto di persona. Io come sempre vi ringrazio di aver seguito la mia videoprova e vi do appuntamento al prossimo video.